A risollevare le sorti del Lecce ci penserà da giovedì pomeriggio Giuseppe Papadopoulo. È lui il tecnico scelto dalla società salentina per fare luce sulla stagione giallorossa. Ormai molte ombre avevano oscurato la scena dei salentini, molto raramente protagonisti. La scelta del gruppo Semeraro è stata annunciata alla vigilia del Santo Natale, ma il rapporto tra il tecnico boemo e il sodalizio di Via Templari sembrava legato a un filo sottilissimo e il legame tra il tecnico e il DS non era certamente tra i più idilliaci. Il Lecce ha deciso di cambiare alla vigilia dell'imminente apertura del calciomercato. Il direttore sportivo Angelozzi agirà in sintonia con un tecnico conosciuto ad Andria nella stagione 96-97, dove Papadopoulo vinse il campionato portando la formazione barese in Serie B e piazzandosi nel campionato cadetto a un dignitoso 12° posto. Angelozzi e Papadopoulo, con tutte le difficoltà che presenterà il mercato invernale, seguiranno una direttrice comune. Giovedì pomeriggio Giacomazzi e compagni inizieranno a prendere atto di un nuovo modulo, il 4-4-2, modificabile anche in un 4-3-1-2. Le ultime esperienze di Papadopoulo, nato a Casale Marittimo in provincia di Pisa il 2 febbraio 1948, sono felici. Negli ultimi 6 anni è subentrato 6 volte e in 2 occasioni a Siena e Palermo è stato richiamato nel corso della stessa stagione con risultati positivi. L'esperienza più burrascosa l'ha vissuta a Palermo con il presidente Zamparini. Il compito più difficile lo avrà a Lecce. Papadopoulo gestirà una squadra diversa da quella lasciata da Zeman, una formazione che ha necessità di essere ritoccata. Un maquillage atteso anche da Zeman, che non ha mai reso pubblico il suo malcontento sulle qualità tecniche della squadra. Il suo essere aziendalista lo ha pagato sulla propria pelle con la contestazione dei tifosi, ma forse il boemo aveva già fatto recapitare sotto l'albero di Giovanni Semeraro la lista degli acquisti, quelli che, se servono per migliorare, ha detto Zeman, ben vengano. Una lista che probabilmente non è stata presa neanche in considerazione. Il prossimo calciomercato lo condurranno Angelozzi e Papadopoulo, sperando che sia più ricco e fruttuoso dell'anno scorso.